Un'iniziativa lodevole da portare avanti poiché diretta ai giovani. Sono state le prime parole del Premier Giuseppe Conte che ha partecipato a Teramo alla chiusura del terzo forum del Gran Sasso. A fare gli onori di casa il Vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi, il Rettore Mastro Cola e il Governatore Marsilio. Sono qui, sono stato anche l'anno scorso, quindi c'è anche il Ministro Manfredi. Quindi il governo vuole dare un segno importante, perché dobbiamo investire di più nell'università, nella ricerca, dobbiamo investire nel capitale umano, dobbiamo investire nei nostri giovani, mi fa piacere anche che ci siano i premi poi per i giovani, quindi è un segnale importante che stiamo dando. I giovani devono avere la nostra fiducia e ricordiamoci sempre, dico io, che questo programma che adesso siamo sollecitati, spinti a fare, con tutta la forza, la tenacia, la caparbietà della comunità nazionale, è un programma che nasce da risorse finanziarie europee, che si inquadra in un programma che si chiama la prossima generazione dell'Unione Europea, Next Generation EU. È un programma rivolto ai giovani, dobbiamo lavorare per loro. Ad attendere Conte anche 100 lavoratori della Betafence. Il loro destino è segnato, ma sperano che lo Stato possa intervenire. Quello che chiediamo a Conte è un impegno diretto sulla vertenza, perché comunque la vertenza è una ricaduta per le 150 famiglie dei lavoratori Betafence, ma anche per il territorio. Vorremmo questo impegno e vorremmo che lui si impegnasse affinché finalmente ci metta la faccia sulla vertenza Marco De Benedetti, che è il responsabile italiano di Carlyle, il fondo di investimento proprietario di Betafence, che fino ad oggi è stato latitante, ha assecondato le scelte del management industriale, ma non ha mai in qualche modo in prima persona detto perché ha deciso una speculazione finanziaria sulle spalle di queste persone.